Comunque, dicevo, ragazzi, giustamente, sono due cose diverse. Ovviamente io gioco in elo basso, e in solo queue, quindi è completamente diverso dal come si comunica in gioco di squadra competitivo. Quindi è normale che ovviamente lì parlo poco, perché lì io sono lì che apprendo, li ascolto. Ok, loro hanno molta più esperienza di me a livello di gioco di squadra e competizione, cioè per me è una cosa diversa. Ovviamente io insegno infatti che cosa? Insegno a giocare in solo queue e a giocare in low elo, in solo queue, anche elo medio, ok? Elo basso, medio. In elo alto, solo queue e in competitivo, gioco di squadra, quindi così per me, ovviamente, io non ho esperienza in quell'ambito e quindi io da bravo persona che ascolta e impara, perché apprende dagli altri. Io quando dovevo imparare a giocare a LoL, magari c'era qualcuno che mi voleva spiegare, o quando dovevo imparare qualsiasi cosa, che sia, che fosse uno sport, che fosse qualcosa, avevo un insegnante, ovviamente io stavo zitto e ascoltavo. E non è che andavo lì a dire, ah no, si fa così. No. Perché se lui ha più esperienza di me, io devo ascoltare lui, ok? Io mi fido di chi ha più esperienza di me. Quindi è il motivo per cui anche molte persone che magari mi vengono a dire: no, ma cugino, ma tu dovresti fare questo, no, ma dovresti fare questa build, no, ma dovresti fare quella. Poi, ovviamente, magari hanno molta meno esperienza di me, e quando dovrebbero semplicemente La ascoltare magari i miei pubblicità mi ha consigli. ricordato. Quindi niente, questo è quanto. Il low elo tanto è lungo fino al platino almeno. Allora in quel caso possiamo dire elo medio, Zavi. Io dico low elo, secondo me sono ferro, bronzo, silver, gold, platino, sono elo medio e poi abbiamo elo alto dal diamante. Oggi ho appena fatto penta con blue cane, cioè questo è per darvi il range, ok? Quando io dico una cosa intendo questo, ok? Così almeno sapete cosa intendo. Poi magari per voi l'elo alto inizia dal diamante 1 in su, ok? Va bene, però quando io intendo questo sapete cosa intendo. Non c'è una regola fissa. Ok. Abbiamo fatto Velvet. Vediamo, io volevo fare Viego. Vai con Viego. Viego, come cazzo lo buildiamo? Tra l'altro è la prima volta che gioco Viego. No, la seconda volta. L'altra volta avevo fatto 10-0. Possiamo fare o l'Explodey build, oppure la build classica di Viego. Bah sì, facciamolo così. Tengo queste rune, però facciamo la build classica. Grazie, Rivo Inoki Kiwi. Ora posso godermi la live, grazie che sei sempre qui, cugino. Roslax, figurati, sono qui tutte le sere. Tranne sabato. Forse tra 2 settimane sarò in live il sabato e salto un'altra giornata, poi Ora ve lo posso dico. godermi la live maggiore. Ah, Minore, grazie che comunque. sei sempre qui, cugino. Grazie ancora, Roslax. E benvenuto, Biologichad. Ragazzi, probabilmente la domenica non si farà più la scalata Only Explode Build. La faremo un altro giorno. Ok? Probabilmente cambiamo. Quanti amici solo hanno riscattato finora? Mi sembra 7. Tra poco rimangono gli ultimi 50%. Per quanto rimane un campione nemico, 10 secondi, ragazzi. Qui dovete essere bravi in quei 10 secondi. Ok. Oh no, Biologichad, come mai dici questa cosa? Gino, ma ti allenerai insieme al tuo team della BCS? C'è Elon? No, l'ho fatto oggi. Basta. Non lo farò più. Sarà Gino, mi sono preso qualcosa? Assolutamente no. Beh, sì, si è persa la partita con Velvet. Come fa a ridere quando mi fate questa domanda? Non so mai cosa rispondere. Dico, sì, si sono persi qualcosa e così si sentono tristi. Oppure gli dico no, e quelli che c'erano prima allora dicono che cazzo abbiamo visto noi. Qua è l'uno. Flasha. Bene, bene, bene così. È Ma esplosa io come potrei una invadere puttana. Viego, cioè Viego, Trandor a questo punto. Adesso arriva Trandor. Grazie del blu. Secondo voi me lo faccio? Scappa, scappa che è meglio. Ecco che ci trasformiamo.
Quasi. Dai, però Fiora se la fa. Q. Qualcosa. Un'altra Q. Dai. Sì. Perfetto, perfetto, ragazzi. Ci trasformiamo? Cioè, che build facciamo? Facciamo questo, va bene. Anzi, no, facciamo prima questo. Ok. Tutto bene, Pullman. Ciao Francesco 43444456. Benvenuto, grazie del follow. Ciao cugino, conosci champ divertenti con non hotel per scale, per favore, me ne consigli uno. Champ divertenti non hotel per scale. Oddio, non so cosa significa questa cosa. Gli hotel per le scale? Forse volevi dire non champion da scalata. Non bot, scusa. Ok, sì. Non avevo capito bene. Era simile, effettivamente. Non bot. Allora, il champ per... gioca i Mjördinger e Mordekaiser. E questi sono champion bellissimi. Appena capisco come si fa la sub costo prime da telefono, sarà la mia prima sub ufficiale. Quale onore! L'onore è tutto mio, allora, se sarà la tua prima sub. Fai bot che in teoria dopo fai l'item da tank, se fai Sunder vai pro Bruiser. Ma questo è tutto teoria, ragazzo mio. E qua in bronzo c'è solo pratica. Ragazzi, non litigate, non litigate. Facciamo così, dai, mettiamo la chat solo emote per un minuto, come se l'avessero riscattata. Vai Danilo, fatemi vedere un po' di cugino on fire in questa chat, vi voglio bollenti. Vai, bravo codice, un po' di cugino on fire. Forza, forza, ragazzi, fate la pace, fate l'amore, non la guerra. Mi raccomando, è più bello e soddisfacente. Consiglio a tutti. Ottimo. Bravo Ghirlo parlante, quella è un'ottima emote. L'unico che la usa. Oh. Bene, bene, bene. Un po' di pace regna sulla landa. Un po' di silenzio. Odiami se devi. Finché non tornerà tra le mie braccia, tutti cadranno in rovina. Ok, vai. Potremmo andare top. Abbiamo un 6. Il ragazzo lì è messo male. Oh, che schifo di buo fatto. Vabbè. Sono morto, peccato. Se non avessi fatto la schifo di buo sarebbe andato bene. Però bene. Meglio, meglio, meglio così, sinceramente. No, come sei sopravvissuta? Peccato. Speravo morisse Fiora. Sarebbe stato più divertente, interessante la partita. Ciao, Gem Moschi, buonasera, benvenuto. Mi sono già spoilerato la faccia del muro. Ma del muro cosa, Kai? Il massimo è un mobile, comunque. Ti stai confondendo con le cose. E comunque non ci voleva tanto, bastava vedere su Facebook o bastava seguirmi su Instagram per vedere la faccia. Comunque ragazzi, per il Prime, punto esclamativo Prime, oppure lo fate da browser, se siete da cellulare. Alcuni cellulari, a quanto ho capito, si riescono a fare la sub da cellulare, io non so niente perché non uso Twitch da cellulare. E quindi non so come ci sia buona la chat, però proveremo. Ok. Prossima volta che devo fare la sub, controllo come si fa e al massimo ci faccio un video. Un nemico è stato ucciso. Oggi un nemico mi fa. L'altro giorno ho fatto una urfa. Avevo un incontro con una Yumi sopra. Mi ha fatto venire mal di testa da quanto correva. Io ho riso tre quarti d'ora pensando che probabilmente eri tu. Parevi è possibile che fossi io, sì. Mamma mia, che bello quel game in urfa. Dobbiamo rifarlo. Lo volete rivedere Lamborghini in urfa? Secondo me sì. E lo facciamo uscire a Natale su YouTube, come regalo di Natale. Gioca a Fortnite, no, questo gioco brutto. Eh?
Ma che stai dicendo? Andiamo top. Quello mi sa che è andato back. Oh no! Non era andato back. La pusho, fra. Ti spiego il motivo. Facciamo le cose. Queste. Visto? A genius. Ti lascio tutti i minion così. Non ti arrabbi. Altro giro di sole emote, volete che torni, no? Non gli è bastato? Cazzo, le mod per un minuto. Ottimo, bravi, bravi mod. Molto bene, molto bene. Ragazzi, finché litigate, in chat ci sarà solo emote. Così abbasso le rivolte. Io ho un sacco di gold, forse dovrei recollare. Sto via, questo Yone ha perso tutto, tutto, tutto. Perfetto! Secondo lei perché la community di LoL è così frustrata rispetto magari ad altri giochi che comunque sono giochi di team? Non è così, è così anche negli altri giochi, fidati, le persone sono uguali in tutto il mondo, non cambia LoL. A te sembra così perché magari giochi di più a LoL e hai questa percezione sbagliata, e magari sembra di più perché su LoL si gioca, si usa molto la chat. Comunque dovrei andare back con 4000 gold. Fidati che ci sono delle community che sono pure peggio di LoL, però uno non lo sa e pensa ah, LoL è la peggiore, ah. Va bene. Ok. Facciamo lo stesso questo. Chi se ne frega. Non ci serve andare tanto. Mi sento un artista con le emote. Bravo Mura. Affrontate il nuovo gioco della Epic Gales. Molto bello. Che botta, sì. Quindi secondo te un Unk impara bene Lee Sin, però può scalare? Uno che impara, o deve imparare anche le macro? Ragazzi, finché siete in low elo potete scalare con qualunque cosa, davvero. Vi basta mettervi lì di impegno e ce la fate. Nello alto è un'altra cosa, però nel momento in cui arrivate nello alto già sapete delle meccaniche, quindi non vi farete queste domande di certo. Ok? Bene, proviamo a prendere delle altre plate adesso. Perfetto ragazzi, il nostro Viego è potentissimo, lo spacchiamo tutto. Molto bene, molto bene. Quanti bei soldini che ci siamo fatti. Andiamo a trasformarci in qualcun altro adesso. Un nemico è stato ucciso. Perdone, solo poi non so il suo nome né di Insta né Facebook, e poi chi è che usa Facebook? Vabbè ragazzi, cioè generazioni e generazioni. Per esempio io faccio parte delle generazioni in cui Facebook si faceva. Non esisteva ancora Instagram,
Poi adesso non lo uso praticamente più, se non tipo per cose così. Però sì. Ciao Twixtrestro, che bello! Com'è andato? Ti è piaciuto il video del viaggio, eh? Hai visto pure la canzone carica? Mi fa piacere. Mi ricordo di tutti, non ti preoccupare. Ho questa condanna. Mi ricordo tutto. Sì, io uso Facebook tipo per loggare nei siti, no? Usa Facebook oppure, che ne so, magari, che ne so, su Instagram mi sto annoiando, scrollo Facebook. Non lo faccio quasi mai, però, ecco. Ma che gioco è? Ciao Biologicad, questo gioco si chiama League of Legends, la Lega delle Leggende. In questo gioco siete in una squadra contro un'altra squadra con 160 campioni all'interno del gioco e dovete battere il cuore della squadra nemica, l'edificio centrale, quello da dove escono tutte le ondate di mostri. E questo è il gioco. C'è il rank, ci sono tante belle cosine. Vedrai. Buonasera Raziel, ciao Corvus Kerry, buonasera. Facebook mi salvava la vita per i compleanni, ora però non me ne frega, me ne frego pure di quello. Sì, sì, sì. No, facciamo la danza alla morte. Allora, ragazzi, non siamo molto avanti, siamo 12 a 8, quindi abbiamo solo 4 kill di vantaggio. Pensavo meglio, sinceramente. Però ci facciamo questo bel drago che di sicuro male non fa. E adesso vado a fare anche l'herald del secondo, tra l'altro, che così ci prendiamo un po' di robine. L'herald sono tanti soldi, eh. Veigar. Attenzione! Il nemico è stato ucciso. Tutti spaccati. Tutti spaccati, cazzo. Bene, 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 bene. Ma, oddio, ok. Speravo non funzionasse così. Ci vorrebbe uno di quei bug di, bei bug di Viego che mi fa rimanere o dei potenziamenti degli altri champion. Sarebbe bellissimo. Ok. Va bene, va bene. Buonasera, ho visto il game di Nivea Support. Vorrei chiederti una cosa di estrema importanza. Cosa ne pensi di Velvet? Ragazzi, ragazzi, l'ho giocata prima Velvet. E penso che sia veramente un campione che ha rotto i coglioni. Perché tutti quanti mi chiedono sempre cosa penso di Velvet. Cazzo ragazzi, è bella Velvet, giocatela. Maledizione, l'ho bannato eppure trolla ancora. Infatti Ricky, maledizione. Anche una bellissima community che non è mai volgare. Esatto, bravo Blank, almeno qui dai cugini. Poi vorrei tu parere su che cosa Peppe. Fico, ma ci sono le costruzioni, come farete? Come fartnate? No, non le stesse costruzioni. Qua sono già costruite. Sono sorpreso dalla build, non la identifico. In che senso Raziel? Posso mandarti una mia clip? Va benissimo, mandamela pure su Discord. È lì che raccolgo le clip dei nabbi. Cugino, ma cosa dici? No, scherzo. Ti chiedono l'app che ne pensa di Velvet, ma qualcuno ha chiesto a Velcoz cosa ne pensa di Velvet? E non lo so effettivamente cosa ne pensa Velcoz. Ragazzi, Herald dal culo. Un'esibilità toriana mondiale, troppo forte.
Non è così che deve finire. Remoto R! Bastarda. Era facile, eh? Premere un tasto per vincere. Uno solo. Piego, you're fat, but come on. You pressed your R. Speravo non ce la potesse fare. Forse era meglio non prendere sotto i coglietti di torre. Infatti speravo di distruggerla prima. Lo sapevo che mi avresti levato. Avevo il mio dito pronto. Mamma mia ragazzi, aveva il dito pronto sulla R. Aveva il ditone, il ditino pronto. Vabbè dai, è stato molto simpatico. Cosa ci possiamo fare? Vai, questo. Non è nessuna delle mie build, Raziel. Non sempre faccio le mie build. Solo per te quel dito, sì, mi sento molto importante. Please, report is Vegar for just talking shit, XD. Lo voglio riportare solo perché dice cazzate, eh? Poverino. Dice cose shit, di merda. E vabbè. Non so cosa succede, ma io mi trasformo in mille campioni diversi. Oddio! Che succede? Molto bene, molto bene. Non si è capito molto bene. Comunque, hai visto, boh. Trasformato. Mentre l'ho trasformato in Morgana, ho fatto la quest, sono tornato con lei di Ione. Quella! Ehi, bellezza! Bellezza. Oh no, c'è un muro! Mi sa che ci muoio qui io. Invece no. Invece sì. Però c'erano alte probabilità di salvarsi, vero? Diciamo che dopo la Z Pentakill questo champ fa proprio per te. Assolutamente sì, Charton. Adesso li sappiamo usare tutti. Ma quindi Viego con l'R si trasforma nel campione che uccide? No, è la passiva. Quando tu uccidi un nemico ti puoi trasformare in quel campione. Questa è proprio la passiva, eccola qua. E puoi usare le sue abilità base, le tre, per 10 secondi. Con l'R invece ti ritrasformi in Viego normale, perché usare anche la R. Altissime, circa zero. Cugino, per entrare su Discord faccio appunto schema tipo Discord. Se scrivo direttamente a te in privato per le clip, puoi fare anche così, certo. Per scrivermi in privato, però devi sapere il mio contatto Discord. Il mio contatto Discord lo trovi se sei nel server Discord, altrimenti ho voglia cercare Cugino Rap hashtag 4 possibilità di numeri diversi. Posso sentirlo. No, mandamela su Instagram, che ne so. Quello ce l'avete tutti. Ok. Questa skin verde è molto bella. Bella, sì sì, molto bella, hai visto, biologica. La nebbia ha una sola cura. E io la troverò. Ma ragazzi, che cazzo sta succedendo qua? No, ma porca puttana, ma che cazzo succede? Troppi nemici, peccato. Mannaggina. La tua squadra ha distrutto una torre. Io per la penta con i live me la faceva mandare su Discord, ma soprattutto sono solo io che non riesco a mandare le clip su Discord perché sono troppo grandi. Non so, ragazzi, usate il social che vi pare. Io con un app 6969 potrebbe essere una buona idea, Tiferet. Ma non è quello il mio. Build normale ma fai dei bei danni.
Sì. Non è che la build normale non faccia danni, anzi. Siamo comunque una build full danno. 40 di AD, 40 di AD, 55 di AD, 55 di AD. Siamo full danno. Una cosa che potremmo fare adesso... Boh, prendere un po' di sustain. Ce l'abbiamo già in realtà un po' di sustain. Questo e questo. Tutto è da sustain in realtà qua. Possiamo prendere un po' più di tankosità per essere immortali. Che ne so, una Tormail. Veramente non ci fanno più nulla. Sì, possiamo farlo. Ormai Veigar è diventato Torinzi. Siccome ti ha ammazzato tre volte, ha preso 3 shutdown, per cui è fiddato. Beh, ci sarà più gusto. Ciao Zeno Frivia, ben arrivato. Oh oh oh. Ah, ma noi abbiamo Malphite. Vi spaccio il profilo Discord del cugino in cambio di RP. Vieni qua te. Perfetto. Cazzo succede? Bene. Cioè Morgana mi ha talmente mandato AFK che è finita lei di Ione, è finita la mia passiva e mi sono tornato come Viego alla passiva di Ione. Porca puttana, quanto stunna Morgana. È proprio una puttana. Ciao cugino, buonasera. Guardo sempre i video su YouTube. È la prima serata qui su Switch. Ben arrivato su Switch, grazie a te, sono migliorato davvero tanto. Mi fa piacere, Sleepy. Tanto, tanto contento. Stun eterno, veramente lungo, sì. È uscita la patch con il mostro ricciato della giungla. No, Wizanaki esce tra un mese. Quella era un'anticipazione. Ok. Doppio salto. Uno. Tra poco ne facciamo un altro. E Balba. Io l'ho in cooldown. Vite multicolori. Perfetto. Vabbè, abbiamo vinto. Ora vendiamo tutto e ci facciamo full AP. Diego full AP, ragazzi, per la vittoria. Quando ti stuna Morgana non puoi più fare niente perché Morgana è una puttana. Bravo, it's me Sasha. Tu sai bene questa frase. Ok. Ok. Questi momenti di invulnerabilità sono un po' OP, in my opinion. No, non ero invulnerabile perché c'era la torre che intanto mi aspettava, mi scioglieva. Malphite. Malphite super non si vede spesso, onoriamolo, meglio dei bot. Buono, buono, buono. Un'ottima vittoria con questo Viego full AP. Sì. Ottima vittoria, 33.100 danni. Viego full AP. Nessun potere.